Bonjour, bonjour, benvenuti di nuovo al TGX Italy, spetterculiamo, benvenuti, ben ritrovati da Cesin. Allora, le ultime notizie così fresche fresche. Allora, la più importante, ecco, girerebbero voci su YouTube che la leggenda di YouTube Italy sia stata demonetizzata da YouTube per delle visual e degli iscritti comprati. Ma come? La leggenda ha bisogno di iscritti, di comprare gli iscritti e le visual? Infatti, se fate caso, sotto al suo, come dire, sotto ai suoi video sembrerebbero aumentate a dismisura le visual. Sembra che siano arrivate da 12.000 visual alla video. Ma io dico, te devi comprare le visual e non esagerare. Certo che se da 7.000, 6.000 visual a video tu arrivi a tutta una botta tra l'oggi e il domani a 12.000, 13.000, 14.000 visual, tutta puff, una botta. Insomma, c'è da pensare, eh? E ci ha pensato YouTube. Come faremo a fare la Pasqua quest'anno non si sa. Ci dovremo accontentare dell'ovetto Kinder. Beh, dai, fino a 11 euro ci arrivi, no? Questa è la notiziona, quindi Si combella la cucina? aspetta, mo ci arriviamo. In regia sono tutti strepitanti. Allora, l'altra notiziona è che lei ha annunciato che finalmente ha comprato la cucina alla socerina. Au, mazza, ho 2 anni. Quanti anni so che tu socera sta con la cucina in quella maniera? Guardate la levetta come si agita. Oh, hai comprato la cucina a tua suocera dopo 2 anni? Quanti? 2 anni? Quanti anni so che stai da tua madre? E te ne vanti pure? L'hai fatta vedere sta cucina? Perché tra dire e il fare c'è sta di mezzo il mare. E tu la cucina mi pare che non l'hai fatta vedere. Se poi l'hai fatta vedere, chiedo venia. E poi sembrerebbe che abbiano fatto anche la macchina nuova usata. Un'altra smerdomobile. E non vanno niente. Oh, quando ce la fate vedere sta smerdomobile 2. A proposito, su questa seconda macchina usata, ricordatevi di fare il passaggio di proprietà, Non l'avete fatta con un finanziamento. Ecco, poi ci dovete spiegare come ve l'hanno accettato. Io stamattina Aspettate un appena. attimo che c'è il nostro Giordano in redazione che vuole intervenire. Prego, signor Giordano. Poi io stamattina voglio fare una telefonata al 0761 186 8000. Aspettate, e parla attraverso a me perché mi si muove la bocca. Scusi, signor Se Calò. non vanno niente da mattina a sera, loro mi devono spiegare come fanno a cattare se una macchina, a cattare tutte queste spese. E glielo vorrei chiedere a suo numero di Scusate, sono diventato pure ventriloquo, imitatore. So fa tutto io. Scusi, signor Calogero, ce lo può dire? L'imitazione del signor Giordano lo faccio io, eh? Ecco, faccio tutto io. Mi faccio le domande e mi rispondo, imitando. Senta un po' che è sto numero. La Guardia di Finanza di Viterbo? Uno non va niente da mattina a sera, non lavoro, stanno seduti, mi compro macchina e mi compro cucina. Come fai? Appena chiude sta TGX, si chiama? Sì, TGX, se sperteculiamo Italy. Ecco, c'hai, guarda, è aperto, girate. Un attimo, signor Giordano, io c'ho la cervicale. Aspetta. È L'ho aperta apposta. vero. Ecco, vabbè. La Guardia di Finanza. Scusi, mi presento? No, domandare è lecito, rispondere è cortesia, non è che mi mandano a cagare alla fine, no? No, e allora? Scusate, c'è così, 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 così. Ma come so bravo a imitare il signor Giordano. No, almeno è una curiosità mia, così. Posso chiedere? E devo andare lecito a rispondere E allora, non cortesia. penso che mi ammazzano, mi sparano, No. no? E allora? Sì, però prendiamo le pause tra una voce e l'altra, perché così mi via il fiatone. Allora. La mia curiosità, così.
Bene, e vedremo se il signor Calogero si toglie questa curiosità. 0761-186-8000. Sono posseduto dal signor Giordano. Bisogna trovare un personaggio anche al signor Giordano. Già ce l'ho in mente uno. Comunque, e vabbè. Ah, se può vedere sta cucina dei socerini? Perché tra dire e fare c'è da mezzo mare. Ma da dove verranno tutti questi soldi? Non c'è dato saperlo, ma presto lo scopriremo. Ecco, un'ultima notiziona. No, una notiziona. Più che altro è un messaggio, cara Trincia. Senti un po', ci risulta che tu abbia fatto una segnalazione per violazione della privacy alla Dama Nera anche sul suo nuovo canale. Nel video dove lei fa vedere che a buttargli giù il canale sei stata te. E ci domandiamo infatti tutti come hai potuto segnalare e far rimuovere un video di cui non sei titolare del copyright. Ah, ecco, e tu hai fatto una segnalazione per violazione della privacy. Tu che hai violato la privacy della Dama Nera, ti ricordi quando hai fatto sentire gli audio, gli screen, e la Dama Nera l'autorizzazione non te l'ha data. Peccato però che la tua segnalazione di violazione della privacy, perché a tuo dire la Dama Nera ha fatto vedere la tua email su quel video, che la Dama Nera tra l'altro ha venduto quel video a diversi canali in modo che lo spalmino, come dire, lo mandino virale senza che tu possa far nulla. Ma quella violazione della privacy, cara attrice, dove sta? Dove ha violato la tua privacy la Dama Nera? Io ti ricordo e vi ricordo di andare a controllare sulle informazioni del canale di Chiara D'Alessandro, e se ci andate sotto nelle informazioni potete notare che la email della VIP Chiara è pubblica. È pubblica! Cioè tu hai fatto segnalazione alla Dama Nera per violazioni di privacy della tua email quando la tua email è pubblica sul tuo canale, sulla sezione informazioni, e tutti potete andare a controllare perché la Dama Nera è quella che dice le stronzate. E sì, la sua email è pubblica, quindi la Dama Nera non ha violato nessuna privacy, perché tu stessa, Chiara D'Alessandro, e io facendo il tuo nome non sto violando la tua privacy, perché il tuo nome è il nome del canale, quindi è pubblico, tu stessa hai reso pubblica la tua email, quindi qual è il problema? È la tua email di contatto ed è pubblica. Se tu sei così stupida da usare la tua email di contatto che hai messo sulle informazioni per fare le segnalazioni, e non te la puoi prendere con la Dama Nera, eh? Bene, da Cessin è tutto, vi restituisco la linea alla regia. Ringrazio il signor Calogero per avermi permesso di fare la sua imitazione e ci vediamo al prossimo TGX Sperterculiamo Italy. È pubblica la tua email, cara Trincia, è pubblica ed è l'email di contatto che tu stessa hai pubblicato, resa pubblica sulla sezione informazioni del tuo canale. Andateci a controllare se trovate la stessa email, quindi non c'è violazione della privacy. Se casomai te la sei fatta te, violazione della privacy, ecco. Quando tu rendi pubblica una cosa, non è più privata, ma è a disposizione del pubblico. Appunto si dice pubblica. Non sai più a dove attaccarti, eh? Vuoi buttare giù anche questo del canale? Beh, c'è libertà di parola, di pensiero, fin se non si va a ledere, e tu stai continuando a ledere la Dama Nera, eh? Continua così che vai alla grande, eh? Certo, e intanto che è demonetizzato sei tu, cara. Come andremo a mostrare le chiappe chiare al mare quest'anno? Come faremo? Dobbiamo trovare... Ah, ma è vero, avete il mio moderatore beta là. Che a quanto pare sembrerebbe, questa ce l'avevo dimenticata, sembrerebbe che un moderatore della Trincia, Erzbeth, là, come si chiama, noi lo chiamiamo più comodamente Erbeta, abbia diversi bed and breakfast sparsi per tutta Italia, anche sul profondo sud. E quindi sembrerebbe che quest'anno i signori Trincia si faranno ospitare da Erbeta,
Ecco, cara Elvetta, quando non servirai più per le vacanze gratis, sarai sfanculata tu a calci in culo anche te come Dennis. Ma perché dico io, uno che ha un'attività di bed and breakfast ben avviata in diversi punti d'Italia, perché rovinarsi il lavoro e la vita ospitando gratuitamente queste persone? Ma d'altronde, hai ragione, Erbetta, la vita è la tua e fai quello che ti pare, però poi non ve venite alla metà qua su YouTube attraverso Fate, attraverso qualcun altro, perché siete stati fregati dai coniugi e li conoscete, sapete da quello che sono capaci, no? E ma continuate a leccarli, a frequentarli, cane che va con cane, che ha la rogna, prima o poi la becca pure lui. E con queste perle di saggezza Cessine vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo TGX Sperterculiamo. Alla prossima, ragazzi. Restituisco la linea alla regia.